Allora ragazzi, oggi è venerdì 8 novembre e stiamo cercando di spiegare come si risolve un'espressione algebrica con Tommaso e Giulia. Vai Tommaso, quali sono i passaggi? Allora, per risolverla bisogna risolvere una parentesi alla volta. Allora, per risolvere, Una poi parentesi alla volta, poi? rimarrà una sola frazione per parentesi, a quel punto si fa la somma algebrica di tutte le parentesi. Quindi siamo nei numeri relativi. Perfetto, allora comincia con il primo passaggio, il secondo lo fa la Giulia. Allora, nel primo passaggio bisogna cominciare trovando il minimo comune divisore, Comune multiplo, che in questo caso è è 6. 6. Poi bisogna fare, questo sarebbe un primo. Allora, l'1 nel 6 ci sta 6 volte, 6 per 1, 6, meno 6. Primo. È importante scrivere meno. Sì, è importante perché se si dimentica poi. Il segno cambia Sì. tutto. Poi il secondo si mette già la meno perché bisogna Perché ricopiarlo. sappiamo che è Sì. negativo. Qua il 6 nel 6 ci sta una volta, 5 per 1, 5. Qua si ricopia la più, il 2 nel 6 ci sta 3 volte, 3 per 3, 9. Poi si fa la seconda parentesi, Si risolve la seconda parentesi, sempre minimo comune multiplo 6. sì, sempre quello. L'1 nel 6 ci sta 6 volte, 6 per 1, 6, e si mette la più perché quando non c'è niente davanti vuol dire che è positivo. Il 2 nel 6 ci sta 3 volte, 3 per 1, 3. Si ricopia già la più. Il 6 nel 6 ci sta una volta, 1 per 1, 1. Poi si fa anche quella dopo. Si risolve anche l'ultima Sì. parentesi. Qua è 6 Anche lì perché se sono due numeri primi si devono sommare e qua. si devono moltiplicare. Sì, giusto. E qua c'è l'1, qua è Ok, due e quindi ci primi. sta con tutti l'uno. 6, allora, l'1 nel 6 ci sta 6 volte, 6 per 2 è 12, meno 12, si ricopia la più, il 2 nel 6 ci sta 3 volte, 3 per 5 è 15, si ricopia la meno, il 3 nel 6 ci sta 2 volte, 2 per 2 è 4. Bene, adesso prosegue la Giulia e miglioriamo il 5. Allora, poi si fanno le parentesi. Si risolvono le Si risolvono le parentesi. parentesi. Allora si fa 6, meno 6 più meno 5 uguale meno 11, meno 11 meno 9 uguale. Meno 11 più 9. Ma dato che è la più si fa meno, perché con i numeri relativi quando c'è una più e una meno si sottrae, perché sono diversi. Risultato? Allora si fa 6 più 5 che fa 11, 11 meno 9 fa 2. 2 più o meno? Meno 2. Meno 2 sesti, e si chiude la parentesi, meno aperta parentesi, e qua sono tutte più, quindi si fa direttamente l'addizione, 6 più 3, 9 più 1, 10, quindi 10 sesti. E è più. Sì, È importante scrivere il più davanti. cioè in questo caso no, in realtà, perché se non c'è niente davanti vuol dire che è sempre positivo, però ho messo perché. Però ci aiuta dopo quando c'è da far Sì. vedere che Che segno risulta. bisogna cambiare, sì. Qua si fa, sì, dato che ci sono due numeri negativi, si sommano e fa 12 più 4 uguale 16, 16 meno 15, un sesto. Permetti? Sì. Perché capiscano quelli che hanno poca dimestichezza, tu fai due passaggi in un colpo solo. In realtà raduni i negativi in meno 16 più 15. Da questa somma algebrica il risultato vince il negativo di 1. E si fa sottrazione. È la situazione. Quindi facendo la mente col tuo sistema, in realtà fai varie operazioni, che sono la raccolta dei numeri negativi, dei numeri positivi, il bilancio e quindi la sottrazione. Adesso Tommaso
ci fa vedere come cambiano i segni. E Allora, adesso, visto che c'è solo un numero per togli le parentesi, parentesi. bisogna togliere le parentesi. Qua non c'è niente davanti alla parentesi, quindi rimane meno 2 sesti. Qua davanti alla parentesi c'è la meno, quindi bisogna invertire il segno, che da più diventa meno 10 sesti. Qua davanti alla parentesi c'è la più, quindi il segno dentro la parentesi rimane uguale, quindi resta meno 1 sesto. E adesso è finita, o quasi, perché Sì, e sono tutti poi sesti. si potrebbe anche, no, niente. Allora, Sì, si potrebbe si semplificare, potrebbe ma poi non ci semplificare, ma conviene ci sono tutti perché... sei, quindi. Allora, si trova il minimo comune denominatore, che è 6, quindi si fa meno 2, meno 10, Il solito sistema. meno 1, che dato che sono tutti concordi, quindi c'è meno, si addiziona e fa 13 sesti. Meno. Meno 13 sesti. Secondo te le difficoltà di chi affronta le espressioni algebriche, dove le troviamo? Nei calcoli delle parentesi, perché si può Allora, nel fare con. bilancio. Sì. Bene, allora abbiamo, riassumendo, risoluzione delle parentesi, risoluzione del calcolo dentro le parentesi, cambio di segno se necessario, somma algebrica. E quindi si finisce la nostra espressione. Buona visione della nostra video lezione da Tommaso, e da Giulia. Fusillo.